Dopo mesi di stop per il lockdown, il defibrillatore donato dall'Associazione Orizzonti Futuri e dalla FIDAS a dicembre scorso ha trovato la sua collocazione all'esterno della villa comunale grazie all'impegno dei volontari dell'Associazione Amici del Cuore Giuseppe e Albi. Se puoi sognarlo, puoi farlo, diceva Walt Disney, però bisogna farlo insieme ad altri partner. E qui, oltre all'Associazione Amici del Cuore, vediamo Orizzonti Futuri, che è nata una splendida amicizia, una partnership con loro. Infatti anche i prossimi defibrillatori saranno anche frutto loro. E anche con la FIDAS, la sezione di Bitonto. Pertanto noi cerchiamo sempre la cooperazione anche con le altre associazioni, perché insieme si possono creare tante belle cose. Quindi è anche un invito alle altre associazioni a collaborare con l'Associazione Amici del Cuore. Il luogo dove è stato installato il totem è davvero molto importante, visti i tanti runners che frequentano il polmone verde della città. Abbiamo fatto notare come a Bitonto sia sempre più presente il running. Le due associazioni che sono presenti a Bitonto insieme contano più di 1000 iscritti, e vediamo che in Villa Comunale è un luogo particolarmente prediletto. Peraltro è uno sport che abbraccia dal più giovane al più anziano, o almeno giovane diciamo, ed è molto bello vedere tutti poter praticare uno sport, ognuno con i propri tempi, ognuno con i propri modi, e da oggi saranno sicuramente più sicuri di farlo. Intanto l'Associazione Amici del Cuore ha già nuovi progetti in cantiere. Abbiamo già in mente un obiettivo, abbiamo promesso anche con il dottor Damascelli e soprattutto con Orizzonti Futuri di pensare anche alle frazioni. Quindi penseremo anche all'installazione di un totem pubblico sia nella frazione di Mariotto che nella frazione di Palombaio. Pertanto quella sarà la nostra prossima missione. Grazie a queste associazioni e al nostro impegno al loro fianco abbiamo finalmente consentito che la Villa Comunale e questo quartiere siano cardioprotetti. Ma occorre, ho fatto già questa proposta alla Fondazione Orizzonti Futuri, a questa associazione, e mi impegno io a portare avanti questo progetto al loro fianco, cardioproteggere anche le frazioni di Palombaio e Mariotto, che sono distanti da presidi sanitari e hanno necessità di essere tutelate.